Rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria all'Angelini il Chieti, che non va oltre l'1-1 contro un Tolentino che non gioca la sua miglior partita ma che si conferma avversario ostico. Conferma il 3-5-2 Lucarelli, che adatta Pietrantonio sulla linea dei difensori a causa del forfè degli infortunati Aquilanti e Bassini. Leggero turnover per Mosconi, che nel 4-3-3 iniziale non schiera Capezzani e Padovani, che partono dalla panchina. Spazio a Mengani a centrocampo e Cicconetti in avanti. La contesa si apre al 17esimo, primo calcio dalla bandierina per il Chieti e stacco di Akamadu, che braccato spedisce al lato, ma sono gli ospiti a sbloccare la gara al 25esimo. Rimessa lunga con le mani di Nonni e la rasoiata ribattuta da Fusco, che però nulla può sul tapin vincente di Zammarchi, che trova la rete del vantaggio cremisi. 1-0. Il Chieti però potrebbe subito rifarsi al 26esimo. Gran sgroppato di Dimino sulla sinistra e palla filtrante al centro per Akamadu, che però viene anticipato dalla tempestiva chiusura della difesa cremisi. Il pari si concretizza al 35esimo. In ripartenza Siragusa viene messo giù in area, il Chieti reclama il penalty, la sfera però passa e arriva a Consorte, che con una conclusione ad incrociare trova la rete del pareggio e fa 1-1. Al 40esimo Mele rimedia il cartellino giallo per questo fallo, era diffidato, salterà la prossima partita. Nel finale di frazione al 42esimo rischia tantissimo il Chieti, che pasticcia. Zammarchi salta con un pallonetto Fusco in uscita ed è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Pietrantonio, che gli vale come un gol. Ancora pericoli per la difesa teatina in apertura di ripresa. Al 10esimo scambio tra Padovani e Severini, con quest'ultimo che salta il diretto marcatore, entra in area al cross basso e Verna che spedisce in corner, salvando ancora una volta i neroverdi. Sul successivo tiro dalla bandierina Tortelli calcia, botta sicura dal cuore dell'area, la conclusione però è centrale e Fusco si salva distinto spedendo oltre la traversa. Ancora cremisi pericolosi al 25esimo, corner di Severini e colpo di testa di Strano con Fusco che spedisce in corner, ma l'occasione più ghiotta al 38esimo è per capitan Pietrantonio, che su punizione da posizione invitante fa partire il sinistro a giro con la sfera deviata sulla traversa dall'estremo marchigiano Bucosse, per la disperazione dei tifosi teatini. Ultimo sussulto in pieno recupero al 47esimo, angolo per la squadra cremisi e gesto tecnico di Tortelli che in rovesciata spedisce al lato. Termina 1-1. Al triplice fischio Chieti e Tolentino si dividono la posta in palio, un pareggio che però non soddisfa il patron neroverde Trevisan, che a fine gara vede il bicchiere mezzo vuoto, ma conferma Lucarelli sulla panchina neroverde e domenica si torna di nuovo in campo. Purtroppo oggi devo dire che non sono soddisfatto, perché al di là del risultato e il punto portato a casa, credo che anche quella punizione di Pietrantonio, insomma, ancora la traversa sta vibrando. L'avversario comunque era un buon avversario, non aveva fatto molto bene fuori casa fino ad oggi, un punto per loro, un punto per noi. È una situazione, una decisione salomonica, però credo che il Chieti oggi forse meritava un po' di più del pareggio. È chiaro che non concretizziamo le occasioni e c'è qualcosa da rivedere anche secondo me a livello di gioco, perché insomma lasciamo troppo il controllo della palla agli avversari, ma penso che il mister questa settimana lavorerà per migliorare anche l'assetto complessivo della squadra. Devo dire comunque una buona partita, insomma, non mi posso lamentare. No, diciamo che per quanto riguarda le interviste, io credo che sia il mister che il direttore sportivo in questo momento devono essere lasciati sereni di lavorare, quindi comunque la voce della società sarà la mia fino ad oggi, o quella del presidente Mergiotti, perché parleremo noi con i giornalisti. Vabbè. Visto che comunque non è soddisfatto di questo risultato, Lucarelli è in discussione? No, Lucarelli non è in discussione. Lucarelli deve solo lavorare, deve essere sereno, deve andare avanti per il lavoro che sta facendo e assolutamente andiamo avanti così, anche perché comunque le ultime due partite, una vittoria fuori casa e un pareggio oggi a Chieti, comunque sono risultati che meritano, insomma, considerazione e rispetto nei confronti del mister. No, è stata una partita in equilibrio, forse nel compito delle occasioni c'è modo qualcuno più noi, a parte la punizione finale, ha fatto un paio di parate belle il portiere sugli angoli, dove noi siamo forti sulle palle inattive, siamo la squadra che ha fatto più gol di tutti, però è stata una buona gara in equilibrio, è normale, è la seconda gara
in 3 giorni abbiamo pagato non tanto a livello fisico, tanto a livello mentale, di reattività. Invece, secondo tempo siamo andati abbastanza bene dentro la partita. Però sono due squadre che si sono affrontate tranquillamente a viso aperto. Siamo i punti di forza del Chieti, perché tanto le partite parlano chiaro. Cioè, quando una squadra vince tanto fuori casa, in casa fa fatica, significa che è una squadra che è bravissima sulle ripartenze e magari sulla costruzione fa un po' fatica, però è stata una bella gara, noi contiamo il trend positivo e tiriamo dritti così.